Amici di Teleponte, buongiorno, eccoci qui con penne e calamari per una nuova ricetta. Siamo ormai a ridosso del pranzo e noi come sempre dalle 12:30 all'1:30 con un nostro ospite prepareremo una ricetta come sempre molto semplice. Anche quest'oggi proporremo qualcosa con il pesce azzurro, in questo caso le alici. L'altra volta abbiamo fatto vedere come si preparano le pallottine con le alici. Oggi invece faremo uno spaghetto tradizionale, non pasta all'uovo, ma pasta di semola con le alici, non il pomodoro fresco. Badate bene, come abbiamo proposto ad esempio qualche tempo fa, le mezze maniche con le alici ma col pomodoro fresco. Questa volta con pomodoro di conserva a pezzettoni. Chi ha a casa la fortuna di avere dei vasetti preparati durante l'estate ovviamente è ben avvantaggiato, e aggiungeremo anche del peperone verde oltre al peperoncino, e poi tutto il resto andremo a farvi vedere questa ricetta. Non aglio, non cipolla, bensì lo scalogno. Allora, è il momento di presentare l'ospite, giovanissimo, che comunque è un giovane politico per la verità e comunque è appassionato anche di cucina. Lo invito ad entrare nella nostra cucina, Gianluca Antelli, consigliere, giovanissimo consigliere. Grazie. Comunale di Giulianova. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, il rapporto che ha Gianluca Antelli con il cibo qual è? Beh, io mi diletto ogni tanto sicuramente anche a casa con amici, con familiari a cucinare, quindi ecco, specialmente il pesce, perché ovviamente venendo da Giulianova è naturale, e quindi oggi abbiamo qui queste alici che sono pesce azzurro, che ti dicevo prima, sì. Oggi sul porto di Giulianova, l'altra sera proprio passeggiavo, erano appena arrivate delle barche. Benissimo. E avevano cassette vive di alici, comunque tutto pesce azzurro, quindi sgombri, eccetera. Poi tu tra l'altro sei il figlio del dottor Camillo Antelli, che è un altro appassionato di cucina, e speriamo di averlo ospite in una prossima puntata di Penne e Calamari. Io ho avuto modo di assaggiare un brodetto preparato da tuo padre, qualcosa di stupendo. Sì, ogni tanto ci divertiamo insieme, carne, pesce, insomma, è un motivo come un altro per stare insieme. Allora, noi iniziamo con la preparazione della nostra ricetta, mentre con il nostro ospite parleremo ovviamente di argomenti importanti, questa volta che riguardano Giulianova, perché Gianluca Antelli, assieme agli esponenti di Progresso Giuliese, pensiamo a Gianfranco Francioni, eccetera, innanzitutto tu sei un esponente del PDL. Del PDL, sì. Però con Progresso Giuliese avete avviato un'iniziativa circa l'intervento fatto dal comune di Giulianova per lo spiaggiato, ovvero sarebbero stati spesi, anzi sono stati spesi parecchi soldi, diciamo 1.100.000 euro più o meno, per ripulire lo spiaggiato. E c'è un'inchiesta in corso. Allora, intanto sì. Se vogliamo preparare la ricetta, tu inizia con il peperone, io inizio con lo scalogno. Questo va lavato. Lo puliamo semplicemente con... Avevamo la carta Scotex, eccola qua, eccoci qua, lo puliamo, è stato già lavato però lo puliamo senza bagnarlo. Allora, dicevamo di questa inchiesta che è partita. Sì, lì sul discorso dello spiaggiato noi abbiamo sollevato diverse questioni. La prima è sicuramente riguarda la cifra, che ci pare sproporzionata, soprattutto se rapportata a quello che hanno speso i comuni limitrofi. Ricordo che tutta la costa teramana è stata flagellata, se così vogliamo dire, dall'alluvione dello scorso mese di marzo, e quindi ci sono balzate agli occhi subito la cifra spesa al comune di Giulianova. Io veramente sin dall'inizio avevo qualche dubbio sollevato lì in amministrazione sulla modalità dello smaltimento dello spiaggiato, perché non mi sembrava una procedura proprio ortodossa, quella soprattutto che non rispettava la circolare della regione, che diceva che essendo la sabbia un bene prezioso soprattutto per le località turistiche doveva essere vagliata al più possibile sul posto, e quindi una vagliatura che desse la possibilità di recuperare il maggior numero di materiale sabbioso, cosa che non mi sembrava stesse avvenendo a Giulianova. A che da lì poi ho seguito la vicenda da vicino, poi si sono uniti a me anche il consigliere Francioni, il gruppo di Progresso Giuliese, e quindi dicevamo l'inchiesta che è stata aperta non riguarda propriamente il discorso dello spiaggiato, o meglio, non lo riguarda in maniera diretta, perché lì
poi fu segnalata da parte mia, da parte dell'assessore provinciale Marconi all'ambiente, una situazione per cui lì alla foce del fiume Salinello, sponda sud, quindi diciamo la sponda che riguarda il comune di Giulianova, un deposito di materiale di vario tipo, tra cui pneumatici, tra cui materiale di plastica, sabbia, legno e quant'altro, cosa che noi ovviamente abbiamo segnalato con fotografie, poi anche i cittadini insomma ce l'hanno segnalato, era evidente a tutti, e abbiamo detto scusate ma qui la situazione così se viene un'andra mareggiata si riporta tutto quanto a mare, che fa? Siamo punto a capo. E da quello poi è nata questa inchiesta che la Procura di Teramo, delegando la polizia come polizia giudiziaria alla polizia provinciale di Teramo, sta portando avanti e di cui poi vedremo gli sviluppi. Noi invece... Voi comunque avevate chiesto gli atti al Comune. Atti che non vi sono stati consegnati e vi siete rivolti ai carabinieri, da quello che so. Sì, consigliere Francioni, ma guarda, noi a Giulianova abbiamo sempre difficoltà a reperire gli atti, perché ovviamente il consigliere comunale, soprattutto quello di opposizione, deve controllare il suo ruolo e quindi deve fare gli accessi agli atti. Il Comune si è sempre vantato di essere il Comune della trasparenza, però ogni volta poi ci troviamo di fronte a delle difficoltà oggettive per reperire questi documenti, che poi servono ovviamente a controllare e servono a sollevare le questioni di fronte ai cittadini. Nella fattispecie di questo dello spiaggiato noi abbiamo richiesto le borre di accompagnamento, abbiamo richiesto le autorizzazioni necessarie allo smaltimento della discarica dove sono andati, abbiamo fatto tutta una serie di quesiti e con molte difficoltà siamo riusciti a reperire qualcosa, però non tutto. Io poi nell'ultimo consiglio comunale il consigliere Francioni ha minacciato, perché adesso ci vuole l'intervento dei carabinieri, e pare che l'altro giorno poi sia stato contattato lo stesso capitano del comando di Giulianova, Luigi Delle Grazie, e gli sia stati dati questi benedetti documenti. Poi io non ci siamo risentiti in settimana con il consigliere Francioni, non so se gli sono stati dati tutti, quindi adesso poi dovremo fare un incontro e vedere, verificare i riscontri che abbiamo cercato. Certo, non ci fa una bella figura un comune che per far sì che i consiglieri d'opposizione svolgano il proprio lavoro nel rispetto del mandato, nel rispetto dei cittadini che li hanno votati, ogni volta mette mille difficoltà a questo tipo di lavoro qui. Allora, noi intanto, avete visto dalle immagini, stiamo preparando un po' di peperoncino rosso, abbiamo anche quello verde, noi utilizzeremo bello questo piccante. Rosso, sì, perché con il pesce il piccante ci sta bene. Andiamo adesso a preparare subito con il nostro olio. A proposito, Gianluca, c'è l'abitudine di accompagnare il pesce con il vino bianco. Noi invece vi faremo vedere, che ve lo possiamo solo far vedere, non assaggiare perché purtroppo non è possibile, ma con il pesce cucinato in una certa maniera, ad esempio questo del pomodoro rosso, eccetera, il vino rosso ci può andare anche. Montepulciano ci può star bene. Allora, noi continuiamo a preparare. Qui dobbiamo mettere l'olio nella giusta maniera, non in modo abbondante, però ecco, così siamo bene. Poi aggiungiamo qua, perché ne faremo una porzione per una nostra collega che non mangia piccante. Ah, ecco. Allora faremo assaggiare anche a lei gli spaghetti con le alici senza il peperoncino. Io direi di fermarci per un impegno pubblicitario. Torneremo tra poco con Gianluca Antelli e andremo avanti con la ricetta.
Calzaturificio MGT dei fratelli Tini. Il nostro calzaturificio mette a disposizione l'esperienza acquisita in 30 anni per tutti coloro che amano serietà e professionalità. L'elevata tecnologia dei macchinari di ultima generazione e i nostri tecnici qualificati ci consentono di ottenere un prodotto curato nei minimi dettagli che soddisfi le esigenze dei nostri clienti. È dall'esperienza e dalla passione artigianale che nasce il marchio Gianni Tini. Da noi trovi marche prestigiose come Samsonite, Lacoste, Fossil. MGT è a tua disposizione anche per scarpe da ballo e scarpe su misura. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Tevere a Castelnuovo Vomano. La vera qualità è quella che dura nel tempo. Colonna Arredamenti. Vasta esposizione completamente rinnovata e personale qualificato per rendere ogni ambiente unico. L'esperienza e la passione per l'arredamento mettono al primo posto la voglia di soddisfare il cliente. Colonna Arredamenti. Qualità che non ha prezzo e convenienza che non ha eguali. Via Nazionale 127 Valbomano. Telefono 0861 650370. www.colonnaarredamenti.it. Colonna Arredamenti. Qualità conveniente. Eccoci qua, rientriamo. Qualcuno ci ha fatto osservare, ma la ricetta è come quella dell'altra volta. Non è affatto vero, perché è completamente diversa, perché innanzitutto non usiamo il pomodoro fresco, ma di conserva. Poi le alici non le stiamo preparando con la pasta corta, ma con la pasta lunga, in modo completamente diverso. Poi andremo ad aggiungere anche un pizzico di pepe. Allora, Gianluca, mentre continuiamo a parlare, io inizio a preparare la ricetta. Aggiungo lo scalogno a posto dell'aglio e della cipolla, e continuiamo invece con la storia dello spiaggiato. Come se ne viene fuori? Adesso noi abbiamo chiesto un consiglio comunale ad hoc, che penso ci verrà concesso nel prossimo consiglio utile, dove abbiamo richiesto oltretutto anche la presenza di un tecnico di elevata professionalità, quale il dirigente regionale del settore dei rifiuti, quindi il dottor Gerardini, che oltretutto è un nostro concittadino di Giulianova, e la presenza del dirigente tecnico architetto Rivieri, che era il responsabile del procedimento all'epoca, perché adesso è andato a Francavilla, e abbiamo posto dei quesiti, cercheremo di avere delle risposte. Sulla base delle risposte che ci verranno date, poi vedremo come procedere. Ma 1.100.000 euro sono tanti, se pensiamo che ad esempio Roseto ha speso molto di meno, e come dimensione Roseto forse è più grande come sì, litorale. Sì, Giulianova rispetto... sicuramente il litorale più corto, diciamo, di tutti quanti. Per questo, a maggior ragione, rafforziamo la nostra idea. Io l'ho detto dall'inizio, guardate che se non si fa a monte una vagliatura con i macchinari giusti, che poi c'erano diverse altre aziende che si erano proposte al comune per fare quel tipo di lavoro, che poi hanno lavorato in un secondo momento per gli stessi privati, perché i privati poi a questi costi che sono pubblici si devono aggiungere quelli dei privati, che ovviamente si sono trovati di fronte a una situazione per cui il lavoro non era stato fatto nella maniera corretta, e quindi ha detto noi siamo alle porte della stagione e quindi dobbiamo risolverci il problema da solo, e hanno chiamato ditte molto più specializzate, tant'è che un giorno io stavo proprio lì a Giulianova e mi feci un giro su questa macchina vagliatrice di una società che oltretutto è di Pineto, ha fatto diversi lavori giù a Pineto, e vidi che era un... Ti invito intanto a annunciare il prezzemolo in maniera sottile. Va bene. E vidi che era una macchina, insomma, all'altezza della situazione, tant'è che mi feci questo giro e dissi questo sì che è un macchinario. Perché? Perché quando poi si va in discarica, un conto è portare un camion di puro materiale. Guardate come taglia il prezzemolo, quindi questo conferma che lui in cucina insomma ci sa fare. Ogni tanto ci passa. E quindi, come dicevo, portare poco ma il minimo indispensabile di materiale significa poi alla pesa economicizzare quello che è la... certo, no? Quindi io dissi, guardate che se il lavoro non si fa bene adesso, poi i costi li pagheremo quando andremo a fare il conto del totale alla fine della storia. Purtroppo mi sembra che gli elevati costi mi stiano dando ragione, ahimè. Si dice che Gianluca Antelli possa essere indicato per le prossime elezioni a Giulianova quale candidato sindaco per il centrodestra. Ma se ne dicono tante a Giulianova, io credo che non è un discorso di chi vada a ricoprire quel ruolo, che peraltro è un onore e non a differenza di
come ha sostenuto qualcuno che lo ha ricoperto in passato, è stato un danno. Io credo che fare il sindaco della propria città sia un onore, rappresentare la propria città, essere il primo cittadino e anche di responsabilità. Però dico che ho sempre detto, quando facciamo queste riunioni di cui si parla, eccetera, che non è importante chi lo fa, perché ognuno di noi mette a disposizione il proprio tempo, la propria voglia di fare. Tutto questo però deve essere finalizzato alla costruzione di una squadra che va al di là dei personalismi e che sta insieme per raggiungere un obiettivo, che è quello di migliorare sicuramente la qualità della vita dei cittadini, migliorare le attività produttive, il turismo e tutto quanto. Intanto facciamo vedere le alici. Noi non le tagliuzziamo, le abbiamo sfilettate, vi ho tolto ovviamente la lisca. Sì, e poi mentre si cucinano, piano piano verranno spolpate, si spolperanno da sole. Mettiamo perché il condimento deve essere companatico, come si dice, deve essere abbondante. Quindi, per chiudere il discorso, io sì, non ho nessuna verità di questo genere. Se ne discuterà, io credo che si debba anche approfondire il discorso con altri gruppi politici, con la società civile, con delle liste civiche che sicuramente nasceranno. Quindi poi è un discorso molto lungo da divenire. Credo che prima di tutto debbano essere condivisi i programmi e i valori rispetto a una Giulianova che immaginiamo diversa da quella che è oggi, e diversa ovviamente anche nelle persone di chi oggi la amministrano. Poi sulla base di questo si può fare e disfare tutto. Che giudizio dai alla giunta, Mastro Mauro? Ma guarda, sicuramente si deve essere onesti. Io non sono uno di quei politici che per forza di cose deve dire male di chi amministra. Oggi gestire un comune, amministrare un comune è sicuramente molto difficile, e sta proprio lì che nella contingenza della difficoltà dei tempi un'amministrazione buona marca la differenza rispetto a un'amministrazione cattiva. Io sicuramente con le difficoltà del caso che riscontriamo nell'amministrare i comuni oggi come oggi, quella di Giulianova, all'amministrazione di Giulianova ho rimproverato, al di là delle polemiche che ogni tanto si fanno così, delle scelte sbagliate, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione scarsa che è stata data su alcuni punti strategici della città, come ad esempio il Lido e la zona centrale, che è evidente che incentivando, quindi migliorando dal punto di vista delle opere pubbliche, dal punto di vista delle scelte, parcheggi a pagamento, piuttosto che altre, poi evidentemente hanno un effetto moltiplicatore sull'economia della città, perché se noi andiamo a distruggere quello che è il turismo, andiamo a mettere ulteriori difficoltà al commercio, che ovviamente si sviluppa nella zona centrale della città, noi andiamo a creare un danno che va oltre, diciamo, il fatto di non far sì che quell'attività possa procedere nel suo lavoro, ma andiamo a creare un danno che riguarda le assunzioni. Quindi poi dentro un negozio c'è il dipendente, dentro un negozio dentro il ristorante c'è il cameriere, c'è il cuoco, cioè tutto l'indotto viene a subirne le conseguenze. Quindi io credo che alcune scelte di questa amministrazione, soprattutto per quanto riguardano il Lido e quindi la zona produttiva della città, siano state sbagliate, e per questo l'ho contestate. Parcheggi a pagamento, opere pubbliche, abbiamo un lungomare che veramente è indegno di una città come Giulianova, che ricordo ha vissuto dei fasti insomma veramente importanti negli anni passati. Tanto aggiungiamo un po' di vino. Quindi una maggiore attenzione rispetto al Lido, perché è proprio nelle difficoltà che vanno incentivati, aiutati nelle scelte politiche quelle attività e quelle zone produttive della città. A Giulianova non si creano posti di lavoro ormai da diverso tempo, da troppi anni. Sì. Manca un'area di sviluppo. Manca un'area di sviluppo, e si è puntato moltissimo sull'edilizia, che è un sicuramente volano per l'economia, perché poi interessa tutti i settori produttivi. Però oggi l'economia edilizia è in forte crisi, tant'è che noi abbiamo un ammanco rispetto al previsionale di 700.000 euro sulla Bucalossi, il che è sintomatico di come la gente non costruisce. Siamo in attesa ormai da troppo tempo che il piano regolatore torni in Consiglio Comunale, per far sì che le 500 famiglie interessate abbiano la possibilità di fare degli interventi sulle proprie
abitazioni, e quindi nel momento in cui un mercato è fermo sta nella capacità dell'amministratore puntare su altri tipi di mercati. Io ripeto, il turismo e il commercio a Giulianova deve tornare a essere la stella polare che questa amministrazione deve seguire. Una situazione sicuramente difficile, ci dobbiamo fermare ancora per un impegno pubblicitario, torneremo ovviamente con Gianluca Antelli per affrontare le tematiche che riguardano il territorio di Giulianova. Ristorante Chef Roberto, locali accoglienti, completamente rinnovati, dove trascorrere ore piacevoli e gustose a pranzo e a cena. Da Chef Roberto ogni palato è soddisfatto. Ottimi antipasti, primi e secondi di pesce, pizze cotte nel forno a legna, carni alla brace selezionate dai migliori allevatori locali. Chef Roberto è aperto a pranzo e a cena tutti i giorni e ti aspetta a Teramo, in località Scapriano. Lasciati travolgere dal gusto. La Coenergy opera nel settore impiantistico della climatizzazione e del risparmio energetico con applicazioni residenziali e produttive. Progettazione ed installazione di impianti civili ed industriali. Coenergy, energia nel rispetto dell'ambiente. Ecco qui, intanto andiamo avanti, aggiungiamo nel frattempo del prezzemolo, lo aggiungiamo adesso, poi lo aggiungeremo anche a piatto pronto, in maniera tale che il prezzemolo sprigioni tutto il suo profumo, il suo aroma. Tra poco sistemeremo anche la passata di pomodoro perché bisogna affrettarsi. Gianluca, farmacia comunale, se ne è parlato spesso in questi ultimi periodi a Giulianova, l'amministrazione comunale sembra abbia fatto un passo indietro, voleva venderla, cederla ai privati, valore oltre 3 milioni e 300 mila euro, chiedo scusa, però la prima asta è andata deserta. Sì, questo... Anche qui c'è stato un movimento trasversale. Qui c'è stato un movimento trasversale perché insomma sulla farmacia comunale tutto si può dire tranne che non sia forse l'unico capitolo sul bilancio del Comune di Giulianova che dia degli utili, cioè la farmacia comunale venderla significa non incassare più quei 110-150 mila euro che ogni anno il Comune incassa appunto dall'attività della farmacia, significa reinserire all'interno del Comune 3-4 dipendenti che sono ovviamente che lavorano in una farmacia comunale, quindi con i costi che rientrano sul groppone del comune, e poi c'è tutto il discorso del servizio che la farmacia fa, che è un servizio sociale. Quindi noi abbiamo contrastato qui veramente, adesso ci vuole in maniera trasversale anche con partiti che hanno una distanza politica rispetto al 90% delle nostre idee, ma su questo veramente abbiamo fatto come si dice massa critica, anche perché Rifondazione Comunista, PDL, Cittadino Governante, Progresso Giugliese, aree moderate, ma soprattutto i cittadini di Giulianova. Sono state raccolte migliaia di firme proprio dalla società civile, quindi a riprova del fatto che la scelta era stata sbagliata. Fortunatamente nessuno si è presentato, poi ci sono venuti a raccontare che alla fine poi il comune sarebbe tornato sui propri passi comunque, lo ha fatto perché indipendentemente da questa attività che abbiamo messo in piedi noi, io invece credo che questa attività, e non è un male riconoscerlo da parte dei partiti di opposizione, abbia fatto magari ragionare un minuto di più in maniera ritardataria il sindaco e l'amministrazione su una scelta che ti do una mano, dicevo pure un po' sì, fai benissimo. Su una scelta che ritenevamo sbagliata. Anche qui si è disorientata la cittadinanza perché si era detto che se non si vendeva la farmacia comunale il comune andava in default, si sforava il patto di stabilità. Poi invece abbiamo fatto il bilancio una decina di giorni fa, abbiamo fatto la variazione del bilancio, l'assestamento, e non è successo nulla, si sono trovate altre soluzioni che comunque permettono di andare avanti anche senza vendere la farmacia comunale. Aggiungiamo intanto del sale, sì, non in abbondanza, perché le alici hanno già tutto il sapore del mare Adriatico, quindi poi comunque andremo a correggere perché ci piace assaggiare quando prepariamo
i nostri piatti. Ed è giusto così, perché dobbiamo sapere ciò che portiamo poi in tavola. Per chiudere sulla farmacia comunale, però, questo scherzetto, diciamo, ci è costato 15.000 euro di perizia, che noi ci siamo ritrovati sul groppone nell'ultimo consiglio comunale, proprio sul bilancio. Quindi 15.000 euro sulla perizia inutile della farmacia comunale, 28.000 euro per aumentare le quote sul vente porto, che non hanno nessun significato se non un significato politico, altre somme, lo spiaggiato, eccetera eccetera, poi alla fine vanno a gravare sulla somma, su un bilancio magro, e soprattutto quelle cifre potevano essere ragionate meglio e spese in maniera differente. Io feci l'esempio nell'ultimo consiglio comunale che abbiamo a Giulianova molte realtà di cittadini che non possono far fronte alle spese del gas, tant'è che la Giulia Servizi ha minacciato, adesso poi non so se sia andata fino in fondo, di tagliare la rete del gas a queste famiglie, e io invece potevo immaginare che un'amministrazione sociale predisponesse, invece di spendere i soldi in quella maniera, un fondo di garanzia per aiutare queste famiglie alle porte dell'inverno, comunque a tamponare una situazione di emergenza. C'è una forte crisi su tutto il territorio, grosse difficoltà. Il premier, il nuovo premier Monti, ha varato un pacchetto di provvedimenti che in pratica prevede tanti sacrifici per gli italiani. Abbiamo visto anche piangere un ministro, vabbè, poi sono lacrime che lasciano il tempo che trovano, perché in realtà sono gli italiani che poi andranno a piangere, perché dovranno sanare questo debito. È una situazione difficilissima. Certamente l'Italia non è come la Grecia, ma la situazione economica nel nostro paese, dal punto di vista anche della crescita occupazionale, dello sviluppo economico, eccetera, è drammatica. È drammatica soprattutto per quella generazione che io mi sento di vivere, quindi anche di rappresentare nella mia attività politica. Cioè, oggi i giovani veramente sono quelli che hanno subito di più gli errori del passato e che continuano a subirli. Cioè, se pensiamo che adesso io questa è una situazione d'emergenza, quindi poi tutti i partiti hanno convogliato rispetto a una fiducia su questo governo, ma questo è un governo tecnico. Io l'altro giorno ho scritto poi lì sulla mia profilo di Facebook che ero d'accordo con un giornalista di sinistra, non vuol dire ho letto. No, dove diceva che i tecnici fanno i tecnici, la politica, che purtroppo ha abdicato ai tecnici perché non è stata in grado di fare scelte nel passato, ha un altro ruolo, che è quello di scegliere rispetto a delle situazioni che hanno dietro di loro delle storie, delle vite, e quindi il sociale. Cioè, su questo il tecnico è chiamato ad operare d'urgenza, quindi a tagliare e basta. Ma se questi provvedimenti fossero stati adottati, ad esempio, dalla classe politica? Quello è l'auspicio, che un paese come l'Italia, che è la settima potenza economica mondiale, deve avere. Cioè, non possiamo, cioè, il fatto che noi siamo arrivati a questo livello di affidarci a dei tecnici preparati, tutto quello che vogliamo, significa aver applicato e aver riconosciuto degli errori pesanti sul passato. Cioè, soprattutto sul lavoro non si è fatto nulla per incentivare il lavoro giovanile, perché io penso che non sia immaginabile che un precario guadagni meno di uno che ha un posto fisso, perché la precarietà è evidente che ha meno garanzie. La precarietà in Italia è diventata uno standard oggi. Quindi è evidente che, avendo meno garanzie per tutta una serie di questioni bancarie, nel momento in cui vuoi fare una famiglia e vuoi acquistare una casa, piuttosto che la previdenza sociale con le pensioni, quindi con tutto quello che ha uno che ha un contratto fisso, e chi ha il contratto da precario non può prendere di meno, è un controsenso in termini, e questi sindacati dovrebbero portare avanti come discorso, perché oltretutto poi ci vuole, in Italia l'operaio è sicuramente, prende uno stipendio medio-basso, ma non al pari degli altri operai che operano in Europa. Ma nello stesso tempo l'imprenditore paga un prezzo altissimo, e la differenza sta nella tassazione. Quindi, se noi dobbiamo fare delle scelte per cui l'imprenditore non vada a produrre all'estero e quindi mantenga sul territorio italiano la produzione con tutto l'indotto e con tutto quello che ne deriva da un punto di vista sociale, non si può far altro che abbassare la tassazione sul lavoro. Cioè, l'operaio non può prendere di meno di quello che prende già,
ma nello stesso tempo l'imprenditore non può pagare tanto quanto paga oggi rispetto a un mercato ormai globale dove basta spostarsi nell'est dell'Europa piuttosto che nell'Asia e trovi che la manodopera ha quattro soldi. Quindi questo è sicuramente, penso che la tassazione più bassa sul lavoro gli incentivi anche a guadagnare di più rispetto a quelli che sono precari piuttosto che a quelli che sono che hanno la fortuna di avere un posto fisso, credo che siano due elementi che vadano presi in considerazione. Giulianova, interventi, tu parlavi appunto di un'economia basata sul turismo prevalentemente. Giulianova. Mastro Mauro si è identificato in questo per aver varato degli interventi, diciamo così, a sostegno delle attività turistiche portate avanti poi dall'assessore Archimede Forcellese. Però ti voglio chiedere questo, secondo te, una domanda che ho già fatto in passato ad altri, Mastro Mauro, il sindaco Francesco Mastro Mauro, è un sindaco di area di centrosinistra o di area di centrodestra? E poi ti chiederò anche del dottor Cameli. Stando al buon di cargo, che è un amico, lui dice che è il candidato ideale del centrodestra, perché però è il candidato ideale del centrodestra, ma nello stesso tempo è supportato da un'amministrazione di centrosinistra, dove ancora ci sono delle personalità importanti. Che questo forse perché Mastro Mauro è un amministratore? Certo, purtroppo è così, oggi le maggioranze vanno avanti con le coalizioni, quindi non è che uno può vincere le elezioni e poi andare avanti da solo, è normale che è condizionato nelle sue scelte dai partiti e dall'inclinazione che i partiti hanno rispetto a queste scelte. Sicuramente, ripeto, oggi essere di centrodestra o di centrosinistra non è più mettersi la bandierina o con la caduta del muro di Berlino, io credo che sono caduti anche gli ideali. Stiamo vivendo nell'era del post-ideologismo, cioè i blocchi oramai sono caduti e quindi è normale che oggi significa, soprattutto a livello di amministratore, essere un bravo o un cattivo amministratore. Quindi non essere di centrodestra e di centrosinistra. Certo, una maggiore attenzione al sociale, una maggiore attenzione nelle scelte che poi compi e che quindi si riversano inevitabilmente sul quotidiano delle famiglie, ti fanno propendere rispetto a scelte sociali, rispetto a scelte che vanno incontro a determinate categorie piuttosto che ad altre. Allora, questo qui di sapore è pronto per la collega che non mangia piccante. Però adesso io ti invito ad assaggiare quest'altro, ovviamente deve ancora ritirarsi un po'. Io ti invito ad assaggiare e a capire se di sale siamo messi bene o altrimenti dobbiamo aggiustare, perché manca davvero poco qui. Poi tra poco, più tardi, abbiamo ancora poco meno di mezz'ora. Di sapore siamo... Siamo a posto. Ok, per curiosità assaggio, perché... Tendo ad assaggiare sempre i piatti, quindi se mi confermi che sta a posto, lasciamo andare, possiamo anche abbassare diciamo così, il calore. È buono? È pronto? Mm? Sì. E diciamo che il peperoncino si sente. Si sente e fa bene. Quindi stiamo bene qui. Dicevamo appunto di Mastro Mauro. Sì, quindi Mastro Mauro magari vorrebbe fare delle scelte che lo fanno propendere a lavorare sulla zona centrale, quindi a lavorare su quelle attività che poi portano reddito alle casse del comune e alle casse dei privati, però è fortemente condizionato, io lo dico in amicizia, da due assessori che sono stati più votati a Giulianova, che rappresentano invece le zone periferiche della città, che sono Corriaganesco e Case di Trento. E ti riferisci esattamente al vice sindaco Gabriele Filipponi, giusto? E Case di Trento invece all'assessore Mastrilli. Roberto Mastrilli. Che condizionano le scelte di un sindaco che magari vorrebbe, questo non lo sappiamo, non ne abbiamo la riprova, però magari non può. Si parlava di occupazione e del fatto che a Giulianova non sono stati più creati posti di lavoro. Ricordiamo ad esempio in città c'era un tempo il complesso delle acciaierie del sud, c'era la SAEG, c'era la SADAM, complessi che di fatto non esistono più. Orsini, cioè. No, esatto, c'era poi Orsini, esatto. Nell'area della
dell'ex SAIG, probabilmente nasceranno nuovi piccoli insediamenti, mentre nell'ex zuccherificio, nell'ex acciaierie del sud, quindi ex FOMA eccetera, verranno dei complessi residenziali. Però resta il fatto che appunto attività produttive che possano in qualche maniera creare occupazione non se ne vedono. Attualmente la maggiore occupazione viene garantita dal settore turistico, questo va detto, soprattutto nel periodo estivo, quindi stagionale, e poi c'è tutta l'attività peschereccia e l'indotto legato all'attività peschereccia. Ma qualcosa di diverso? Ma sicuramente noi, adesso citavi l'attività peschereccia, noi dobbiamo immaginare che il porto di Giulianova, che è una delle opportunità che la nostra città ha, perché è un porto che si trova al centro della città, che ha quindi una posizione strategica anche nel contesto di tutta quanta la provincia di Teramo, beh, sicuramente è bene la parte peschereccia, ma potrebbe essere sviluppata. Adesso ci sono 4 milioni e 2 di fondi FAS sul porto di Giulianova, per quanto riguarda anche ad esempio l'apertura di attività legate alla diportistica, perché a me piace immaginare un porto di Giulianova dove si mantiene la tradizione peschereccia, ma dove anche si sviluppa nello stesso contempo un porto che sia una passeggiata naturale per i cittadini di Giulianova, per i turisti di Giulianova, dove si possa magari fermarsi a prendere e a sorseggiare qualcosa chi attracca e viene a portare economia magari dal nord-est, che fa una traversata verso le Sicilie, verso la Grecia, e quindi si ferma e approda Giulianova per stare lì 2-3 giorni e poi consuma sul territorio di Giulianova. Quindi farete una proposta in tal senso al presidente dell'ente porto Pierangelo Guidobaldi? Adesso noi lo stiamo sviluppando. Nel momento in cui abbiamo questa disponibilità di fondi regionali che verranno messi in atto, spero a poco, anche se qui con il governo centrale adesso poi si rimette tutto quanto in discussione, speriamo di no, anche noi vorremmo dire la nostra sul porto di Giulianova, che è strategicamente una risorsa che noi neanche possiamo immaginare. Il porto di Giulianova è stato identificato come il porto peschereccio della regione Abruzzo. In realtà di peschereccio sta restando davvero poco, perché c'è molta attività della piccola pesca, una riconversione di chi magari aveva i grossi pescherecci, poi ha deciso di rottamare, prendere le sovvenzioni statali e poi dedicarsi alla piccola attività, quindi alla piccola pesca, all'attività della piccola pesca. Mentre il segmento legato al diportismo, all'attività diportistica, è cresciuto tantissimo, così come va riconosciuto anche l'aspetto legato alla presenza di Vongolare. Secondo te è giusto continuare a sviluppare il segmento che riguarda le attività diportistiche? Sì, sicuramente. In virtù anche di una categoria, quella dello strascico, che è diminuita negli ultimi anni in maniera incredibile. Ricordiamo, negli anni 90 c'erano 38-39 imbarcazioni dello praticamente strascico, oggi ne abbiamo 8-9. Basta fare una passeggiata sul porto di Giulianova e ci si rende conto che veramente sono rimasti in pochi, oltretutto non sono neanche locali, perché molti vengono da fuori, dalle Puglie, quindi diciamo l'attività lavorativa non è di gente del posto, e quindi non è di Giulianova, non ricasca sulle famiglie di Giulianova in larga parte. Quindi io credo che le cose possano coincidere. Ci si deve mettere a tavolino salvaguardando quella che è la tradizione del peschereccio e la tradizione delle vongolari, ma nello stesso tempo sviluppare nella zona sud del porto, come peraltro si sta facendo, e in questo sicuramente l'impegno profuso dal presidente Guidobaldi è tangibile, anche quello che è il diportismo e anche quindi quello che è tutto l'indotto che gira attorno al diportismo. Sei d'accordo sul fatto che Giulianova ha delle grosse potenzialità, ma ancora inespresse? Sì, diciamo che Giulianova, l'economia è girata negli anni passati spesso nella gran parte sull'ospedale e sul comune di Giulianova, quindi aveva una classe diciamo abbastanza impiegatizia che girava attorno a queste due figure. Chi insomma di Giulianova non ha un parente che lavori o al comune o all'ospedale? Io credo che oggi ci si debba inventare qualcosa di diverso, anche perché i tempi sono cambiati, il posto pubblico
pubblico, forse anche per eccessi del passato, non è più garantito, e quindi è evidente che un amministratore deve fare i conti con la realtà che sta vivendo. Quindi sicuramente Giulianova ha molte potenzialità inespresse e noi ci proponiamo per dare così seguito a queste potenzialità. Poi entreremo nel discorso più politico, riguarda ad esempio la presenza dell'UDC all'interno della maggioranza di centro-sinistra, un UDC che invece aveva appoggiato il centro-destra alle elezioni e che vedeva il candidato sindaco, che vedeva come candidato sindaco Giancarlo Cameli. Ci fermiamo, se la regia mi conferma, per la pubblicità, abbiamo un impegno pubblicitario, ok, perfetto, ci fermiamo un attimo, poi proseguiremo, parleremo ovviamente con Gianluca Antelli e proseguiremo la preparazione del nostro piatto. Dobbiamo solamente attendere che l'acqua inizi a ci sia l'esplosione dell'acqua bollente per sistemare i nostri spaghetti. A tra poco. Calzaturificio MGT dei Fratelli Tini. Il nostro calzaturificio mette a disposizione l'esperienza acquisita in 30 anni per tutti coloro che amano serietà e professionalità. L'elevata tecnologia dei macchinari di ultima generazione e i nostri tecnici qualificati ci consentono di ottenere un prodotto curato nei minimi dettagli che soddisfi le esigenze dei nostri clienti. È dall'esperienza e dalla passione artigianale che nasce il marchio Gianni Tini. Da noi trovi marche prestigiose come Samsonite, Lacoste, Fossil. MGT è a tua disposizione anche per scarpe da ballo e scarpe su misura. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Tevere a Castelnuovo Vomano. La vera qualità è quella che dura nel tempo. Colonna Arredamenti. Vasta esposizione completamente rinnovata e personale qualificato per rendere ogni ambiente unico. L'esperienza e la passione per l'arredamento mettono al primo posto la voglia di soddisfare il cliente. Colonna Arredamenti. Qualità che non ha prezzo e convenienza che non ha eguali. Via Nazionale 127 Valvomano. Telefono 0861 650370. www.colonnaarredamenti.it. Colonna Arredamenti. Qualità conveniente. Allora, come dicevamo prima, con il pesce spesso ci si abbina il vino bianco, un ottimo Trebbiano, Chardonnay, insomma un Pinot. Noi invece oggi abbineremo a questo piatto, che è bello consistente, caro Gianluca, un Montepulciano Inferi della Cantina Marramiero 2007, giusto? Sì, 2007. Che ha, che è corposo, ma anche il profumo già si avverte. Intanto salute. Chiediamo scusa ai nostri telespettatori, ma assaggiamo. C'è Giancarlo dietro la camera che fa brutti gesti, però poi più tardi anche loro avranno modo. Intanto assaggiamo. Beh, direi che è sublime. Allora, Cameli oggi è un uomo di centrosinistra, è stato sindaco per due legislature a Giulianova con il centrodestra, è stato candidato sindaco per il centrodestra, però oggi è un uomo, va detto, del centrosinistra, perché l'UDC a tutti gli effetti è un partito di maggioranza, Giulianova. Sì, loro adesso ci avranno i congressi, è stato nominato proprio l'altro giorno
il dottor Guido Baldi, l'avvocato Guido Baldi, commissario traghettatore fino ai congressi, poi faranno la scelta che sarà maggioranza all'interno dello stesso partito. Fatto sta che oggi, a differenza di quanto avviene sul resto della provincia e anche sul resto della regione, perché governa l'UDC con il centro-destra nella maggior parte dei capoluoghi di provincia, la maggior parte dei comuni più grossi, ma sta bollendo intanto. Sì, della regione Abruzzo, e ha fatto una scelta di andare con il centro-sinistra. Io credo che questa scelta poi però deve fare i conti nel momento delle elezioni con l'elettorato dell'UDC, e quindi io confido molto sul fatto che l'elettorato dell'UDC queste scelte non le condivida e non le segua, perché l'elettorato dell'UDC è un elettorato moderato, un elettorato che... Ma ritiene l'UDC un partito anomalo? L'UDC ha vinto una grande sfida e ha ovviamente investito di suo, quella di andare da solo fuori dai poli nelle ultime elezioni politiche. Sicuramente ha fatto un lavoro politicamente rischioso e oggi sta facendo valere questa... Proviamo un chilo di pasta? Andiamo, quanti ne siamo? Ne siamo un bel po'. Allora metti. Ma c'è anche chi mangia per due qui, eh? Ecco, allora. E quindi oggi sta ovviamente facendo... Io credo che cambierà molto della politica nei prossimi anni, quindi anche diciamo le scelte che questi partiti moderati, questi partiti di centro, che poi si ispirano comunque al Partito Popolare Europeo, andranno a fare nelle prossime elezioni nazionali e poi a cascata sulle regionali e sulle amministrative, saranno dettate dai programmi e dalla strada che si vuole seguire. Io credo che l'UDC abbia molti valori che condivide con il Popolo della Libertà e con altri partiti minori che gravitano nell'ambito del centrodestra, e quindi gli stessi elettori chiederanno all'UDC con i voti o con i congressi di seguire e di unirsi in una casa dei moderati che possa governare meglio di come si è fatto, e cercando di avere una prospettiva piuttosto che una politica di retroguardia. Delusi però da Camelli, Giancarlo Camelli? Ma sicuramente io adesso non ho partecipato alla scelta di Giancarlo Camelli, perché ovviamente era la mia prima esperienza politica e quindi ero l'ultimo arrivato. Sicuramente Giancarlo Camelli aveva una responsabilità in più rispetto ad ognuno di noi, che era quello di rappresentare e di essere la punta di diamante di una coalizione che lo aveva scelto come candidato sindaco. Oggi questa sua scelta di condividere in un modo o nell'altro l'amministrazione, la maggioranza e l'amministrazione Mastromauro, è evidente che si contrappone a quello che era un programma suo, che era diverso da quello di Mastromauro. Quindi adesso giustificarlo anche alla luce del fatto che la figlia ricopre un incarico in giunta risulta essere un po' difficile. Sai, la politica poi non è che puoi essere deluso o non deluso rispetto alle scelte, perché le scelte ognuno di noi può cambiare idea rispetto ad alcune cose. Sicuramente a questo punto uno poteva dire a Giancarlo Camelli di fare, o lui stesso avrebbe dovuto dire: va bene, non condivido più questo centrodestra, non condivido più questo ruolo di opposizione, mi dimetto, e quindi a questo punto lascio spazio a chi è arrivato dopo. Diciamo che me. Ci sarebbe stata da parte del dottor Camelli, secondo il vostro punto di vista, ovviamente una scelta coerente con le dimissioni. Beh, ognuno di noi può non più condividere, è successo a Roseto, succede nella politica, perché cambiare idea è un diritto, anzi certe volte è anche un diciamo così, valore rispetto a quelle scelte che uno non condivide più. Però poi questi cambiamenti di idea devono avere una conseguenza, che è quella di tirarsi indietro, non condividere più le scelte, ricandidarsi magari o dare un appoggio esterno in termini di valore aggiunto, di idee, però da quell'altra parte, però facendo un passo indietro, perché non è rispettoso nei confronti ovviamente degli elettori che ti hanno scelto. Abbiamo meno di un quarto d'ora, faremo in tempo per preparare il nostro piatto. Ti volevo chiedere, Gianluca Antelli da grande che cosa farà? Ma questo è un po', vivo la condizione di tutti i miei coetanei, che vive abbastanza la giornata. Sicuramente a me... Tu ti sei laureato da poco. Mi sono laureato da un anno, sì. Mi sono laureato da un anno in giurisprudenza, quindi quella diciamo è la mia strada. Ovviamente adesso la situazione è difficile per tutti.
La politica è una passione, non può essere ovviamente un lavoro, anche se spesso si dice a sproposito che la politica uno la immagina come un mondo dorato all'interno della quale ti garantisco che soprattutto a livelli bassi, soprattutto a livello di consigliere comunale è veramente dura, è veramente difficile, è veramente faticosa. E quindi quella rimane senz'altro una passione. Dopodiché troverò anche io la mia strada nell'ambito ovviamente degli studi che ho intrapreso. Tornando all'UDC, esiste, ecco, io ti avevo chiesto un po' se questo partito era un po' anomalo, perché a Teramo abbiamo una realtà completamente diversa, se pensiamo alla posizione del responsabile e del coordinatore Dodo Di Sabatino nei confronti di una coalizione appunto di centrodestra nel comune di Teramo, così come anche all'interno dell'amministrazione provinciale. A Giulianova invece c'è un coordinatore, perché dopo tutto è un coordinatore anche Enrico Robuffo, ha una carica dirigenziale a livello provinciale, invece che spinge in direzione completamente opposta e sappiamo tutti quello che è accaduto, dunque l'alleanza del centrosinistra con l'UDC a Giulianova, così come è già accaduto in passato ad esempio a Pineto. Come vedete voi questa situazione dall'esterno, come PDL? Con chi andrete a dialogare? Con Robuffo o con Dodo Di Sabatino? Ma guarda, io l'altro giorno parlando così facevo un ragionamento. Dicevo, l'UDC a Giulianova ha preso neanche 400 voti e non ha eletto nessun consigliere comunale. Mm-hmm. E oggi si ritrova ad avere uno, forse due, perché anche il dottor Ciccocelli pare indirizzato a prendere quella strada lì, due consiglieri comunali di maggioranza e un assessore in giunta, quindi un capolavoro, un capolavoro, no, rispetto a chi si è candidato. Il dottor Ciccocelli è stato un consigliere comunale, una vera e propria spina nel fianco dell'amministrazione Mastromano, perché nella parte iniziale praticamente anche nei confronti di Claudio Ruffini, il sindaco Claudio Ruffini, c'è stato un battage quasi quotidiano. Ricordiamo ad esempio la battaglia per la carenza in città di un'area per i camper, esatto. Adesso? Sì. Adesso mi auguro che tu lo possa invitare, sì, qui, ma sicuramente, da lui, sicuramente, perché io non l'ho capito tanto. No, ma sicuramente quindi, qui passeranno, diciamo, ecco, tutti. Quindi dovremmo chiederlo a lui. Io non so, mi pare anche a me strano, oltretutto perché era uno dei più fermi oppositori di Mastromano, soprattutto nella prima parte della consigliatura, quindi oggi anche lui pare che abbia molto ammorbidito le sue posizioni rispetto a questa amministrazione. Non lo so, questo veramente non me lo spiego. Per quanto riguarda la domanda che mi facevi prima, con chi andrete a dialogare, ma noi andremo a dialogare con tutti, perché ti ripeto, dobbiamo porre alla base del nostro ragionamento un programma di sviluppo per la nostra città che veramente veda in prospettiva e non soltanto in maniera propagandistica. Quindi poi chiunque ci vuole stare, chiunque vuole portare le sue idee, chiunque vuole partecipare è ben voluto. Il PDL è un partito aperto che oltretutto, voglio ricordarlo anche da questi teleschermi, il prossimo venerdì 9 avrà alla presenza del Presidente della Regione Gianni Chiodi, del senatore coordinatore Tancredi e dell'assessore regionale e vice coordinatore Gian Donato Morra l'inaugurazione della sede, quindi ha iniziato. Dove esattamente? Perché voi una sede l'avete inaugurata vicino alla stazione. Sì, non l'abbiamo mai inaugurata, diciamo l'abbiamo aperta. E quindi è quella lì. Quella lì, sì. Ci siamo riuniti, facciamo regolarmente direttivi, ci stiamo dando delle regole, perché ovviamente così deve essere. E proprio cogliamo l'occasione del 9 per invitare i simpatizzanti, per invitare i tesserati, che a Giulianova sono 607 tesserati, quindi il secondo comune dopo il capoluogo in numero di tesserati, a partecipare a questa cena dove ci sarà anche il Presidente della Regione per farci innanzitutto gli auguri di Natale e poi per darci, diciamo così, l'augurio di un buon lavoro come PDL per cercare di costruire in futuro qualcosa di alternativo. Tu sei un consigliere comunale molto attivo, ricordiamo ad esempio tante tue interrogazioni, interventi, per anche propositivo, non solo diciamo così di contestazione sull'attività dell'amministrazione comunale. Quale potrebbe essere adesso un intervento da realizzare nell'immediato in città, Giulianova?
Ma interventi innanzitutto dobbiamo fare, completare l'opera di asfalto per quanto riguarda la statale, perché è stato fatto soltanto il primo lotto, dobbiamo fare anche il secondo, anche se adesso non riusciamo più a capire dove sono andati a finire i fondi regionali che sono stati trasferiti, quindi quello assolutamente, perché quella è l'entrata di Giulianova e così non può essere, soprattutto venendo dal nord, quando si arriva a Giulianova, veramente una gincana sembra. Questo per quanto riguarda opere strutturali. Per quanto riguarda poi invece la prospettiva, io credo che oggi dobbiamo cominciare a lavorare già sulla programmazione turistica del prossimo anno, invitando le associazioni, invitando tutti quei movimenti giovanili, tutti coloro che girano attorno al turismo e girano attorno alle manifestazioni estive, per creare nella contingenza della ristrettezza economica anche la possibilità di fare un cartellone estivo che sia attrattivo rispetto a città limitrofe, anche confrontandoci e magari non accavallando gli eventi con le altre città, perché questo poi è, cioè io credo che le sette sorelle, così, che sono i sette comuni della costa, debbano fare anche un lavoro di programmazione che sia condiviso, per non far sì che si accavallino gli eventi e quindi a quel punto offrire nell'ambito strategico di tutta la provincia di Teramo della Costa una cartellonistica all'altezza della situazione. Intanto assaggio per vedere se la pasta, che ci piace al dente innanzitutto, però sì, non cruda, dobbiamo dire questo, certo. Vediamo subito, penso che ancora un minutino debba fare. Quindi poi tante altre cose, Giulianova, stiamo aspettando questo piano regolatore, lo vedremo, tante cose che vanno fatte. Petrolizzazione. Sono arrivate le autorizzazioni Villa Mazzarosa, Villa Cipressi per la Medoil, che potrebbe avviare le ricerche sul territorio, e non è escluso che se dovessero trovare gli idrocarburi, si parla di idrocarburi gassosi, ma la Dorsogna, la professoressa Maria Rita Dorsogna ha detto sì, cercano il gas, ma lì poi troveranno anche il petrolio, che è di scarsa qualità. Potrebbe essere una iattura per la nostra regione. Ricordiamo che l'area di Roseto sarà interessata per circa 13 km quadrati. Ah, io su questo penso che sia stato anche abbastanza chiaro il Presidente della Regione e il Consiglio regionale stesso, avendo votato diverse risoluzioni, contrariamente rispetto a quello che è la possibilità dell'apertura di queste raffinerie lungo la costa teramana, ma abruzzese nel suo complesso. Per quanto mi riguarda, la vedo proprio in questa maniera, cioè noi non possiamo permettere di fare degli interventi che sarebbero lesivi del panorama e delle bellezze naturali che noi possiamo vantare. Quindi siete contrari? Io, Gianluca, personalmente sì. Andiamo con la pasta un po' al dente? Vai. Allora, manca davvero poco, adesso ce la scoliamo, come viene detto. Esattamente. E poi la ripassi ovviamente. Sì, 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 eccola là. Io infatti ho preparato già il piccolo vulcano per ripassare la va, ecco qua, l'inquadratura perfetta. Allora, Giancarlo, se gentilmente avverti i colleghi della redazione sopra, perché qui siamo qualche minuto in anticipo e quindi la pasta è quasi pronta. Gianluca adesso mi darà una mano, io preparo subito qui. Allora, qui sistemiamo tanto un attimo, perché poi c'è la collega che non mangia piccante, ecco qua, un bel piatto anche per la collega. E vai. Alla dottoressa Ania Cantagalli, lo diciamo, facciamo nomi e cognomi. Allora, qui vogliamo ripassarlo un po' con il calore? Allora, accendiamo. Bravissimo, qui non parte. Dobbiamo riattivare l'accrocchio. Noi comunque siamo contrari, siamo per la fiamma. Sì, adesso, siamo assolutamente per la fiamma tutta la vita, anche perché la fiamma, bravissimo, sei straordinario. Qui la pentola non mi consente di fare quello che stai... però dobbiamo dire che il piatto, insomma, il profumo è eccezionale. Allora, chiamatemi i colleghi, ho l'acquolina in bocca, di solito non mi succede, però oggi ho fame. Allora, se chiamate Giancarlo, si stanno preparando, abbiamo meno di 5 minuti. Come dicevamo, è stato un piacere cucinare con Gianluca Antelli, un piatto semplice semplice. Ah, noi ogni martedì diciamo quanto spendiamo per questo piatto. Complimenti. Abbiamo speso 5 euro per un chilo di alici.
poco più, 1,1 kg, 1,2 kg. Poi abbiamo speso 1,50 € per la pasta, 1,60 €, qualcosa del genere. Praticamente con meno di 10 euro abbiamo preparato questo piatto straordinario. Alici, vi ricordo, alici al peperone verde, peperoncino, non aglio, non cipolla, ma scalogno. Un piatto velocissimo, avete visto tutti, con non il pomodoro fresco, ma il passato di casa. Chi ha la fortuna di avere a casa le bottiglie fatte d'estate, la conserva estiva, o altrimenti si va in un negozio, in un supermercato, e va bene, si trova di tutto. Questo è quanto. Piatto prontissimo, manca qualcosa. La spolveratina di prezzemolo, prezzemolo. Eccoci qua, siamo agli sgoccioli, 3 minuti e mezzo alla fine di questa puntata, siamo a posto. Tra poco assaggeremo con Gianluca Antelli, andiamo a preparare subito, immediatamente. Gianluca, per te. Ecco qua, 6 colleghi nel frattempo si preparano. Per la collega Cantagalli abbiamo già preparato il piatto. Adesso vuoi preparare tu le porzioni? Va bene. Preferisci sistemare lì, eccetera? So che bene, sei capace. Bene. Ecco qua. Allora, vediamo. Mentre Gianluca Antelli prepara tutto, vai direttamente. Vuoi il mestolo? No, riesci anche in questo modo. Perfetto. Guardate qui la bravura di chi, appunto, e si diletta in cucina. Giancarlo conferma l'assaggio. Mettiamo anche un altro, mi sembra una porzione un po' piccola. Allora, mi abbondare qua, ma difficile, no, qualcuno mi disse in passato. C'è il direttore che ci osserva, chissà se gradirà questo piatto, che lui non ha assolutamente mai mangiato, ma che è una specialità, giusto? Del nostro mare Adriatico, se vogliamo, perché poi le alici sono quelle delle lampare di Giulianova. Eccolo là, non è d'accordo, perché lui ha dentro una teramanità intrinseca proprio, arcaica. Le mazzarelle. Allora, guardate il piatto. Giancarlo, posso avvicinarmi? Allora, lasciamolo qui. Guardate che bontà. Prepariamo l'altro, perché dobbiamo assaggiare. Ti faccio i miei complimenti, questo conferma? Tu sei tifoso della Roma. Sì. Io tifoso dell'Inter, quest'anno. Quest'anno ci possiamo dare la mano. Possiamo solamente organizzare cenette. Cene. E vedere gli altri che giocano a pallone. Esatto, vedere gli altri che giocano a pallone, e noi magari ci dilettiamo anche ad assaggiare i vini. Esatto. Abbiamo un hobby. E non ci pensiamo. Esatto, per dimenticare soprattutto le sventure calcistiche. Dove stanno i colleghi? Caro direttore, se vogliamo avvertire i colleghi, devono scendere, colleghi e colleghe ovviamente, perché qua è tutto pronto, mancano pochissimi secondi. Gianluca, assaggia il tuo piatto. Sì. Allora, dammi qua. Ecco qui, preferisci anche il cucchiaio? Cucchiaio, sì. Sì, tu sei un po' come me. Allora, anche se il Galateo dice assolutamente no, ma cucchiaio, ma io non posso. Allora, agire col cucchiaio. Buon appetito ai nostri telespettatori. E ora abbiamo detto, appunto, speso pochissimo, un piatto piccante, ottimo. Gianluca, buon appetito. Direi che è qualcosa, non per lodarci, però... Però è veramente buono. È veramente un piatto buonissimo, piccante al punto giusto. Perfetto. Ma piccante veramente? Alla salute. Alla salute. Alla salute, salutiamo ovviamente i nostri telespettatori, buon appetito a tutti. Noi ci ritroveremo con Penne e Calamari esattamente martedì prossimo, con un nuovo ospite per parlare, come sempre, in maniera leggera, preparando un piatto economico, per parlare, come dicevamo, di argomenti importanti che riguardano le varie località. Oggi è stata la volta di Giulianova, ovviamente martedì prossimo avremo un nuovo ospite. È davvero tutto, io ringrazio anche i miei tecnici che come sempre sono attenti nei primi piani. Arrivederci a martedì prossimo. Auguri.